Viscabashi, oggi ti sei finalmente sbloccato in campionato trovando un gol bellissimo che poteva essere anche importantissimo. Peccato solo solamente per quell'episodio al 95esimo. Sì, al di là del mio gol, oggi c'è veramente tanto dispiacere per come abbiamo preso il gol. Abbiamo proprio staccato mentalmente, cioè non ce lo possiamo permettere. Noi bisogna pensare alla salvezza, ma se ragioniamo in questo modo e siamo un po' così presuntuosi da pensare che la partita sia finita, siamo stati veramente dei folli. C'è tanto dispiacere. Vi siete parlati un po' tra di voi negli spogliatoi? Che cosa vi siete detto? Se vi siete detto qualcosa? No, il morale era basso, ovviamente, perché se pareggi una partita del genere all'ultimo secondo così, è normale che sia dispiacere nello spogliatoio, sarebbe altrimenti. Può diventare anche uno schiaffone che può far bene? Sicuramente ci deve far riflettere. Ci deve far riflettere perché se sei sopra di un gol, loro erano in 8 e comunque sembrava finita, ci deve far riflettere questa cosa qua. Le partite che finiscono quando l'arbitro fischia e soprattutto quando sei in superiorità numerica, non devi ragionare ancora di più perché un episodio può cambiarti le cose. Così è andato. Elvis, cos'è che ha stonato in questo finale? Cioè la punizione, quindi aver concesso quella punizione, o la gestione degli ultimi minuti? No, non è la gestione, neanche la punizione. È un fattore che tiene da dentro, perché puoi prendere una punizione, ma vuol dire che non sei concentrato sulla partita. Se concedi una punizione, un contropiede sull'angolo, così, io ero anche girato, non ho neanche visto come è andata a finire, perché ero girato. Vuol dire che mentalmente non sei dentro la partita, perché se pareggi una partita del genere... Ma prima della punizione era giusto gestire il risultato in quel modo, cioè con un possesso palla? A mio parere sì, nel senso, poi sì, magari potevi fare un altro gol, potevi comunque riprovare, però... Non dico che la partita sembrava indirizzata, però è un aspetto mentale quello perché abbiamo preso gol, non è la punizione, è proprio mentalmente che bisogna rimanere concentrati tutta la partita, perché poi succedono queste cose. Ci avete un po' staccato la spina? No, staccato la spina no, ma sembrava che sembravamo accontentati, diciamo, se c'era a fare una corsa in più qualcosa, cioè la palla... Deve rimanere lì, deve finire, non puoi concedere queste cose, perché poi un episodio può cambiarti le cose. Non è... Riesci a trovare un aspetto positivo di questa partita? No, perché c'è veramente tanto dispiacere, anche raccontarla a voi, cioè, mi fa strano. Strano raccontare una partita del genere. Elvis, l'unica cosa mi è sembrato di vedere che la curva vi ha comunque applaudito. No, la curva ci hanno... Ci hanno applaudito, ma loro ci sostengono sempre, per me non è un problema. Poi, secondo me è giusto che anche qualche fischio ce lo siamo presi meritatamente, perché è una follia, veramente. Anche a raccontarla fa strano. Te l'aspettavi di partire dalla panchina? Ma la squadra comunque a Bari ha fatto bene, il mister ha fatto le sue scelte, è giusto anche così, dai. La squadra ha fatto bene a Bari. Era giusto, dai. L'importante è che quando uno entra poi cerca di fare il suo, cerca di mettere in difficoltà il mister. Ma il gol me la sono portata sul sinistro, ho calciato, è andata bene, ma parlare del mio gol oggi mi sembra un po' fa strano, ecco, perché poi vai a vedere tiri le somme a fine partita e non te lo godi neanche più di tanto. Murci, ti può consolare, in un altro periodo, altri anni, c'è pure un'altra partita che era Reggiana, fece uno in campo, 11 contro 9, prende un gol all'ultimo minuto, viene cambiato, proprio promosso in Serie A. Se ti può consolare per quel precedente? Sì, si può consolare, però bisogna veramente riflettere, perché una partita del genere fa male. Questo è il mio pensiero.
È stato difficile comunque trovare la via del gol, perché loro avevano una buonissima organizzazione difensiva. Ma sembra, quando sei in superiorità, sembra che sia tutto facile, invece diventa ancora più difficile perché devi muovere palla veloce, devi trovare l'imbucata giusta. Abbiamo provato comunque su dei cross, su dei tiri, abbiamo provato, poi si è riusciti a sbloccarla, poi ci manca qualcosa, ci manca veramente qualcosa a livello mentale, perché... lo riprenderei a Cremona, dai. Adesso ci aspetta una bella partita a Cremona. Calcio così, Certo. Mettiamo qui, siete in meglio, se pareggiate a Bari, vincevate oggi... Dopo, vediamo la via lì, dai. Peccato. Poi volevo farti sorridere, visto che sei venuto a fare il gioco. Peccato. Ultima domanda. Solo questo, il minuto 30 all'ottavo posto e più 7 in questo momento, magari domani o dopo, devo guardare l'asco, insomma, per il momento più 7. Guardate più sopra e più sotto, e poi, senza voler mettere in difficoltà, il mister è passato prima. Avete parlato di questa presunta frase rivolta a Vučić, che si era buttato per una presunta frase razzista di cui hanno parlato i colleghi di Brescia oggi. Per quanto riguarda la classifica, noi ovviamente guardiamo sotto, abbiamo un obiettivo comune, e adesso le cose, diciamo che stavano andando bene, bisogna rimanere umili e pensare all'obiettivo che abbiamo. Per quanto riguarda l'insulto suo, no, io non ho sentito niente, so solo che era già ammonito, gli ho detto di non protestare perché l'avrebbe buttato fuori, e l'arbitro poi gli ha dato il doppio giallo e l'ha cacciato, questo. Poi, nel senso, discussioni di campo, però insulti razzisti non ho sentiti, assolutamente. Grazie. Non è lui, sospettato, secondo me lui si riferiva a me.